Su Topolino numero 3, 1573, su Paper Mitologia numero 2, arrivano le ultime due storie della grande mitologia papera. Mentre sul Topolino 3573 ecco il volo di Archidedalo, che al tempo stesso sequel e prequel del filo di Paper Arianna, su Paper Mitologia ecco gli enigmi della Sfinge, che reinterpreta in termini disneyani il famoso enigma della Sfinge. Ed è proprio su quest'ultimo episodio mitologico che ci andremo a concentrare nel video che state per vedere. Affiancato da Emilio Urbano e di Segni, Luca Barbieri ci porta attraverso i meandri del famoso enigma della Sfinge, un episodio mitologico che ha qualche più o meno evidente collegamento con la logica matematica in un certo senso. La principale difficoltà però nel trasportare il mito greco in un mito disneyano sta nel protagonista Edipo, in questo caso interpretato da Paperino. Edipo o Edipo, chi dir si voglia, mi verrebbe da dire, ma non ne sono sicuro, è un personaggio mitologico piuttosto drammatico, abbandonato in tenera età dal padre perché c'era una maledizione che gravava sul figlio che era destinato a ucciderlo. Alla fine il bambino sopravvive, diventa adulto e effettivamente uccide il padre, non sapendo che era il padre, e sposa la madre, non sapendo che era la madre, e andrà incontro a una serie di disgrazie perché ha commesso questi due gravi crimini: uccidere il padre e sposare la madre, senza però sapere di aver ucciso il padre e aver sposato la madre. Insomma, un dramma greco in piena regola. Per cui in questo caso l'unico dramma che assegna al personaggio del buon Barbieri è quello di essere il nipote di Paperone, come al solito, che già è un dramma nelle storie disneyane normali. Il mito originale, comunque, vede la città di Tebe sotto il giogo terribile della Sfinge, che impedisce praticamente a chiunque di entrare in città a meno che non risolva un quesito. Il quesito in questione è il primo degli enigmi che la Sfinge rivolge a Paperino. Qual è l'animale che cammina con quattro gambe la mattina, due a mezzogiorno e tre alla sera? Sempre il mito ci tramanda che a risolvere questo quesito fu proprio Edipo, che rispose l'uomo. L'uomo cammina con quattro gambe la mattina, intendendo la mattina come metafora dell'infanzia degli esseri umani. Cammina con due gambe a mezzogiorno, intendendo il mezzogiorno come la metafora della metà vita di un essere umano. E cammina con tre gambe la sera, prendendo la sera come la metafora della vecchiaia dell'essere umano, quando appunto l'uomo ha bisogno di un bastone per potersi muovere. Questa è fondamentalmente anche la risposta che ne diede Edipo alla Sfinge, riuscendo così a salvarsi e a liberare la città di Tebe, di cui venne, come spesso succede nei miti, proclamato re. Nel caso invece della storia disneyana con Barbieri, che trasforma questa, diciamo, tirannia della Sfinge su Tebe in un quiz per diventare regnanti sovrani della città, aggiunge a questo enigma altri tre enigmi. Ma ovviamente questi nuovi enigmi sono aggiunti perché Paperino, come al solito, vuole strafare. Dei tre enigmi che Barbieri ha aggiunto, mi soffermerei in realtà su uno solo, quello che più o meno è un pochino più, diciamo così, scientifico, ovvero: vado avanti e indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? La risposta è il pendolo. In effetti si può dare una risposta un po' più moderna con orologio, però fondamentalmente l'idea è la stessa. Andare avanti e indietro in realtà è molto più consona con il pendolo che non con l'orologio, a causa del suo movimento di andare avanti
e indietro. Tra l'altro, proprio il pendolo è stato uno degli strumenti utilizzati da Galileo per fare i suoi esperimenti, calcoli sul tempo, per esempio, per scoprire la legge con cui gli oggetti cadono verso il basso. Ah, ma non l'ha scoperta Newton. In effetti la storia è un pochino più complicata. Di fatto non ha effettivamente Galileo scoperto la legge di gravitazione, ma ci è effettivamente andato molto vicino, visto che è riuscito a scoprire come gli oggetti, indipendentemente dalla loro massa o dal loro peso, che dir si voglia, scendono, vengono attratti tutti allo stesso modo, quindi impiegano tutti lo stesso tempo per cadere dall'alto verso il basso. Il famoso esperimento della Torre di Pisa, praticamente leggendario, che forse ha compiuto, forse no. Giusto per parlare di miti dei tempi moderni, cioè non siamo spesso neanche sicuri di cose che ha fatto persino lo stesso Galileo, che è a noi molto più vicino dei miti di cui noi stiamo parlando in questa serie di video. Sì, l'avevo detto che doveva essere un qualcosa di un pochino più logico, invece alla fine vi ho parlato anche di fisica, va bene. Spero che vogliate scusarmi e che soprattutto abbiate voglia di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Perché ormai siamo giunti alla fine, quindi vi do appuntamento al prossimo video mitologico e sicuramente al prossimo video. Saluti a tutti!